Miei carissimi milanesi, buonasera, buongiorno, ben ritrovati. Come volete, sapete, un podcast lo potete ascoltare quando volete, i nostri video potete vederli quando volete. La puntata di oggi è con un ospite che, io dico proprio, ha fatto la storia di Milano, perché la storia di Milano è anche la storia televisiva, la storia del racconto anche di un'epoca che magari adesso ci sembra tanto lontana, ma che in realtà ci piaceva tanto. In più è uno che quando ci parli di cinema, e vabbè, a quel punto ti senti Cary Grant e pensi di essere tu a guidare magari una biga di Ben-Hur o a pilotare le navicelle spaziali di Guerre Stellari. Insomma, questa sera con noi Joe Denti. Sigla. Buonasera. Miei carissimi milanesi, diamo il benvenuto a Joe Denti. Salve a tutti, bentrovati, grazie del collegamento e grazie dell'invito. Grazie a te, Joe, di essere qui. E con te, Joe, c'è un problema, è difficile darti del lei, perché no, è difficile, è difficile dire... Sono io che do del lei agli altri, no? Io ho un'età che ormai costano più le candeline che la torta, come diceva Pop. Però in realtà ho sempre 13-14 anni, perché non sono mai cresciuto, in effetti. Mi è piaciuta molto l'introduzione dedicata a Milano, perché anche nella storia del cinema Milano ha un'importanza fondamentale. Rubo 30 secondi, nel 1932 uscì un film intitolato Gli uomini che mascalzoni e fu il primo film della storia del nostro cinema girato in esterna, e l'esterna era appunto Milano. Il protagonista del film Vittorio De Sica, e voi come radio ricordate bene la canzone Parlami d'amore Mariù. Ah, vedi, e quindi siamo collegati anche a questo ricordo e ovviamente al ricordo del cinema. Beh, ma poi se non mi ricordo male, dalle parti della Bovisa ci vuole delle prime case di produzione mondiale, l'Armenia Films, giusto, mi sembra si chiamasse, una cosa del genere. Poi sempre di De Sica arrivò, per quanto riguarda Milano, il famoso film che è Miracolo a Milano, dove volano sulle scope fine verso le nuvole, dove viene fuori la scritta verso un mondo dove il buongiorno vuol dire veramente buongiorno. E quella scena ispirò Steven Spielberg per far volare E.T. sulle biciclette. Ecco. Allora, Joe Denti, se dovessi presentarlo, narratore della storia del cinema, può andare bene? Sì, no, va benissimo, anche perché io, non avendo un titolo di studio, preferivo andare al cinema che studiare, e io ho imparato tutto attraverso la settima arte, non posso considerarmi un critico, anche perché la parola critico mi fa venire la psoriasi. Io racconto la storia del cinema attraverso esclusivamente l'aneddotica, cioè tutto quello che sta dietro al film, le curiosità, gli aneddoti tra attori, attrici, registi, sceneggiatori, eccetera, eccetera, eccetera. Joe, però aneddoti di cui tu a volte sei anche protagonista, però, perché insomma non è che li hai solo raccontati, poi questi attori li hai conosciuti, ci hai parlato, ci hai bevuto il caffè insieme, ci sei uscito a cena, giusto? Incontrati di tutti i tipi e di tutte le qualità, dai grandi attori americani ai grandi attori italiani, ed erano interviste che insomma facevo con il cuore, e loro si trovavano bene con me. Tuttora si trovano bene con me, perché ho appena intervistato attori e attrici e registi di altissimo livello, come la Cavani per il suo ultimo film, insomma tanti. Il tuo nome è ovviamente legato, quando si parla di Milano, alla tua esperienza anche televisiva qua nella nostra città. Come è iniziata questa esperienza? Tu da sempre hai voluto fare il personaggio televisivo? E poi sono diventato anche un televenditore. Un attimo, Joe, scusa, si è fermato un attimo il collegamento, ti faccio una domanda poi la montiamo questa qui, facciamo così, torna stretto su di me, Angelo, così hai lo stacco, ok, via, sì, preparatelo in preview, ok, perfetto. La tua storia, Joe, è legata ovviamente alla televisione anche, tu sei stato un personaggio televisivo, ma hai sempre voluto essere un personaggio televisivo o ci sei finito, diciamo, quasi per caso?
quasi per caso, perché quando ero giovane, verso l'età dei 18 anni, 17-18 anni, io ho iniziato la mia carriera, tra virgolette, artistica come disegnatore di fumetti. E per arrotondare lo stipendio disegnavo le vetrine dei negozi, cioè nel senso saldi, pizzeria, occasioni. E un giorno un signore... Qual è la cosa più strana che hai dovuto disegnare? Te la ricordi, Gio? La cosa più strana che hai dovuto disegnare per le vetrine? Ah, la cosa più strana che ho disegnato le vetrine è stato un cuore, che poi è diventato il simbolo di Telereporter, che è stata la prima campagna a Milano, tra manifesti 3x6, sui tram, sui marciapiedi, del cuore di Telereporter, che è stata la prima campagna contro alcol, droga e fumo. E lì ottenni un grandissimo successo, tant'è vero che dopo disegnai il personaggio di Prezzemolo, di Gardeland. Avete presente Gardeland? Abbiamo presente come? Allora, ti dico che a questa notizia la regia e tutto lo studio che è fatto di giovani ragazzi che però amano Gardeland ha sobbalzato. Sì, cara regia, abbiamo qui il signor, il papà di Prezzemolo. Il papà di Prezzemolo, sì. E passò un signore e vide questi disegni e disse al titolare del negozio: chi fa questi disegni? Lui gli diede il mio numero di telefono e questo signore mi disse: senta, io lavoro per Telereporter, sono un agente pubblicitario, avremmo bisogno dei 12 segni zodiacali. Io le portai a Telereporter e il mio aspetto dell'epoca, capelli lunghi, un po' anarchico, come lo sono tuttora, pacifista però, non bombarolo, pacifista, un po' come Pierpaolo Pasolini. Il direttore mi sbattò, mi sbattò in televisione. Mi sbattette in regia, in onda. Disegnavo le caricature degli attori e il pubblico a casa dovevano indovinarle a tratto dopo tratto. E da lì ho iniziato le prime trasmissioni per ragazzi, Battaglie Scolastiche, a Telereporter, poi andando a Rete A, un altro programma per bambini di grande impatto visivo con i Muppets, insomma, sempre legato al mondo dei ragazzi comunque. Chiarissimo. La mia prima, diciamo, regola è: se piace ai ragazzi, ai bambini, di conseguenza piace ai genitori. Ah, vedi, è un bel ribaltamento di fronte. Mi interessante. Bonolis è iniziato così, Bonolis è iniziato conquistando il mondo dei ragazzi, e di riflesso conquista anche il mondo degli adulti, dei genitori, sì. Nonne, mamme. Puoi essere sempre gentile, mai volgare, trasparendo la mia ignoranza totale sulle cose storiche, però adesso sono migliorato. Hai studiato nel frattempo? No, grazie al cinema, perché io quando andavo a vedere, non so, Ulisse con Kirk Douglas, in mondo epico ero perfettamente un asino, però uscito dal cinema il personaggio di Ulisse mi dice: beh, andiamo ad approfondirlo, entrerai Ulisse e l'Odissea. Andando a vedere Napoleone, Waterloo con Ross Tiger, imparai il personaggio di Napoleone, e così anche con tutti i personaggi della Roma antica. Attraverso il cinema io ho imparato e ho approfondito. Interessante questa cosa delle vignette che facevi in onda con i tratti. Sappi che sulla TV svizzera qualche settimana fa ho visto che c'è un programma praticamente identico, quindi continuano nel tuo solco molto probabilmente a fare qualcosa del genere. Interessante, vedi, hai inventato qualcosa che poi è andato avanti negli anni. Non ho inventato niente, ho approfondito quello che c'era già, perché le televendite, ad esempio, è stato un periodo magnifico economicamente, ma in effetti la televendita già esisteva, perché esisteva Carosello. Okay. Erano spot lunghi, solo gli ultimi 15 secondi erano dedicati al prodotto, e io nelle televendite in effetti non vendevo l'oggetto, vendevo quello che stava intorno all'oggetto. Io vendevo tanti videoregistratori, impianti Fry, tutte cose naturalmente per il mondo giovane, e quando dicevo: acquistate un videoregistratore perché vi serve per rivedere, non so, film storici come Casablanca, Il Terzo Uomo, Ben Hur, eccetera eccetera, capito? Chiarissimo. Abbiamo parlato appunto le televendite, le trasmissioni per i ragazzi. Le televendite mi portarono a Fantastico praticamente. A un certo punto, diciamo che però ti sentivi forse solo, non lo so, perché è arrivato un compagno di avventura, no? Un certo colonnello. Com'è che è nata l'idea del colonnello? Raccontaci un po'. Il colonnello Kurz è stato ed è un personaggio straordinario. Il rapporto fra me e lui era praticamente il rapporto della
della cosiddetta commedia dell'arte. Io ero il nipote, lui il nonno, mi faceva capire, mi convinceva che, non so, il nero era giallo. E io alla fine dicevo, vabbè, se è giallo, è giallo. Ed è un rapporto fatto, non so, alla Totò, alla Peppino De Filippo, alla Totò, a Aldo Fabrizi. E abbiamo avuto un successo straordinario. Da dove ti è venuta quell'idea? Cos'è che ti ha dato lì spunto per fare poi quella che è stato... Il colonnello era un pupazzo, com'è che funzionava? Come veniva... Il colonnello è un Muppet, okay. Mosso da due persone. Uno stava alle mani ed era in perfetta sincronia con quello che diceva, che muoveva la bocca e parlava, che era Pomito, Maurizio Romanelli, il quale sapeva tutto, tutte le battute di Totò. E praticamente è nato una sera a Rete A, quando il direttore commerciale, che portava tanti soldi a Peruzzo Editore, disse: perché non ci inventiamo un tuo partner? Io conoscevo, chiamiamoli in modo dispregiativo, Pupazzari, ma erano grandi, grandi scultori di gomma piuma, Crepanzano e Marinello, i quali costruirono questo colonnello Kurtz ispirandosi alla faccia di Bob Rock di Alan Ford, ve lo ricordate? Okay. Che poi era la caricatura disegnata dello stesso autore, di Magnus. E il nome Colonnello Kurtz è nato perché la sera prima io ho visto Apocalypse Now e mi entusiasmò Marlon Brando, che si chiamava appunto Kurtz. Colonnello Kurtz, sì. Colonnello Kurtz. E allora, prima di andare in onda, gli ho detto, vabbè, ti chiamerò Colonnello Kurtz. E da lì è nata tutta questa sintonia assolutamente demenziale. Non c'era né capo né coda, era qualcosa di straordinariamente demenziale, non senso, surreale, che praticamente non si sa per quale motivo abbiamo conquistato milioni di telespettatori, perché in realtà era sul territorio. Sentite? Eh sì, sentiamo le campane, sentiamo. Noi siamo al Cinema Italia di Sarzana, dove io faccio parte come direttore artistico e facciamo rassegne di film noir, di film in bianco e nero. È il tuo habitat, naturale, sì. Proprio. Gio, è interessante però quello che hai detto, appunto, comicità, milioni di persone che vi seguivano, mai un momento di volgarità però, mai. Mai, assolutamente, perché io penso che... Cioè, sembra quasi impossibile, guardando la TV di adesso, sembra quasi impossibile poter fare una cosa del genere. Ma i grandi comici, caro Fabio, i grandi comici non sono mai volgari. La risata viene scaturita dalla battuta, ma nessun tipo di volgarità. Tu guarda, ripeto, il principe Antonio De Curtis in arte Totò, Peppino De Filippo, Aldo Fabrizi, ma anche comici americani come Bob Hope, Jerry Lewis, Stagno e Ollio. Insomma, i grandi comici non sono mai stati volgari. Noi, la volgarità nostra al cinema arriva dal cabaret, perché se al cinema o in televisione non potevi dire la parolaccia, dal vivo lo spettacolo di cabaret, Milano è famosissima per quel locale che era il Derby, ve lo ricordate? Sì. Da lì sono nati Diego Patatuono, Porcaro, Francesco Salvi, Cocchi Renato, insomma tutti questi personaggi, e lì allora loro andavano con la battuta volgare che in televisione non si sentiva. Poi con l'arrivo dei fratelli Vanzina e con il cinema degli anni 70-80 ha cominciato un po' a essere un abitué la battuta o la parolaccia. Ma sai, a volte ci sta anche bene, se è nel contesto, ma messa lì in modo gratuito rende volgare la situazione. Hai nominato il Derby, tu sei della tornata appena dopo, no? Di quelle che hai nominato, cioè tu arrivi appena un po' dopo quella lì che dicevi tu, ma c'era ancora quell'aria lì a Milano, o meglio te lo chiedo, com'era la Milano che hai visto tu quando appunto disegnavi il cuore di Telereporter o andavi per le prime volte in onda sulle TV private? È una domanda intelligentissima e molto interessante, perché io ricordo la Milano non tanto per la Milano che tutti conoscevano, cioè la Milano da bere, la Milano dei capelloni, dei pantaloni a zampa, delle minigonne. Era una Milano completamente diversa, ma io me la ricordo perché, essendo giovane, legato alla mia giovinezza, diciamo a quel periodo,
tutto quello che mi ricordo di Milano mi ricordo in modo positivo, lo stadio di San Siro fatto di due anelli, il Milan e l'Inter, le contestazioni in Via Larga, gli scontri tra polizia e gli studenti, insomma era una Milano che comunque era, forse era anche una Milano violenta allora, infatti il film di Carlo Lizzani che inaugurò il poliziesco italiano si ispirano proprio alle rapine, la banda Cavallero che arriva a Milano per rapinare le banche e fa quattro morti durante l'inseguimento, e allora lì nascono questi film, Milano violenta, la polizia arresta, la magistratura assolve, Torino violenta, Napoli a mano armata. Insomma, c'era forse anche un Milano spara, la polizia risponde, una cosa del genere mi ricordo, c'era un film che si chiamava qualcosa del genere se non ricordo male, c'era una roba simile. Qualcosa tipo Milano spara, la polizia risponde, una cosa del genere, giusto? Titoli che arrivavano grazie al protagonista che era il commissario o il poliziotto, ma non era un commissario o un poliziotto legatissimo alla legge, erano insomma le copie italiane di Callaghan interpretato da Clint Eastwood, quelli che fanno giustizia e usano i propri mezzi per... lo so, 44 Magnum così, sì. Ed era una Milano, comunque era una Milano fantastica, si camminava, c'erano anche all'epoca gli scippi, le rapine, i borseggiatori, c'erano anche allora. Probabilmente essendoci però meno impatto visivo, meno telegiornali, meno talk show, meno opinionisti in televisione, la cosa era molto, molto più riservata che oggi, capisci? Joe, hai parlato degli opinionisti in televisione, hai parlato, anche tu lo sei stato poi a un certo punto, giusto? Sì, la sì, tua sì. Grande cultura calcistica ti porta a parlare di calcio. Io sono una testimonianza, Fabio, cari amici, che tutti possono parlare di calcio senza capire nulla di calcio. Io ho fatto l'opinionista sportivo, prima di tutto perché all'epoca insomma il cachet, il gettone di presenza era molto alto. Oggi invece vanno, la maggior parte va gratis, non vengono anche più retribuiti. Vanno, si fanno vedere, hanno l'ambizione di apparire in televisione, eccetera, eccetera, eccetera. Ma il direttore mi prese perché era un volto storico di Tele Lombardia e mi accostò come una sorta non tanto di opinionista, ma di jolly, cioè vuol dire del buffone di corte, perché il grande successo delle trasmissioni sportive di Tele Lombardia e oggi anche di Antenna 3, perché si sono associate, Tele Lombardia ha acquistato Antenna 3, e il direttore ha avuto la geniale idea di costruire questo parterre come se fossimo in un bar che tutti disprezzano, discorsi da bar, quando giusto, sì, si dice così, si dice, gli intellettuali sportivi dicono discorsi da bar. Al bar invece si trova il professore che ha appena finito di fare lezione, si trova quello che beve un grappino, si trova l'opinionista sportivo, si trova quello che parla di cinema, si trova quello che parla di ragazze, la cucina. Insomma, il bar è un micromondo che in effetti è come la diligenza di Ombre Rosse di John Ford. In quella diligenza c'era tutto il mondo praticamente, la prostituta, la donna che aspettava un bambino, il banchiere che era scappato con il bottino della banca, il sicario. Però Gio, ti faccio questa provocazione, cioè il passaggio è quindi stato da Gianni Brera al meccanico gommista che va a parlare in TV di qualsiasi cosa gli passa per la testa. È vero, perché oggi fare l'opinionista sportivo, quelli che arrivano, tolto qualche rara eccezione, che non faccio i nomi per non dimenticare gli altri, ma sono pochissimi, arrivano sconosciuti, che non sanno neanche dove guardare all'occhio della telecamera, non sanno usare il microfono perché si sovrappongono con il dialogo e non si capisce niente. Arrivano lì dopo aver letto il giornale più inutile del pianeta, che è la Gazzetta dello Sport. Sì, perché in un paese dove il quotidiano più venduto è la Gazzetta dello Sport, io penso che non ci sia futuro culturale. Gio, mi stai dicendo che sei un po' disilluso da questo mondo? Che ti ha dato tanto, però. No, cioè, ti ha dato tanto, no? Possiamo dirlo che comunque cioè, ti ha dato tanto, anche economicamente parlando, credo, sì, giusto? No, cioè. Io cercavo, perché in casa a volte c'è un solo televisore e l'uomo costringe molte volte alla moglie
a vedere questi tipi di trasmissione, che non c'è assolutamente niente, perché non ci sono immagini, o se ci sono sono vecchie, e allora anche la moglie dice, ma io cosa lo guardo a fare questo programma, a me del calcio non interessa niente. Allora il mio inserimento serviva proprio per addolcire la situazione, per fare compagnia alle signore, per strappare la risata, per parlare di calcio in maniera completamente surreale. Io ero un tifoso del Milan, ma in realtà non conoscevo 3-4 giocatori del Milan, che poi anche li ho conosciuti dal vero, ecco. Però non è che mi interessava molto. Sei rimasto a che formazione del Milan? Diciamo 87-80, cioè dopo Ruud Gullit ne conosci qualcuno? No, Gullit, Van Basten, Rijkaard, Baresi. Siamo fermi lì però, oltre dopo quelli basta. Gattuso, ecco, il mio ritmo era Gattuso. Gattuso per me era un uomo straordinario, un uomo fantastico. Torniamo invece a Milano. Il tuo vivere a Milano, da quanto ho capito, insomma, è stata una sofferenza andare via da Milano? Perché so che adesso appunto non sei più a Milano. No, adesso mi sono trasferito a Sarzana, in questa località ligure molto bella, città storica. Ma io a Milano ho avuto la fortuna di nascere a San Siro. Proprio dentro. Infatti, ho scoperto questa cosa da prendere. Siamo vicini di casa, perché noi qui siamo praticamente a 50 metri dallo stadio di San Siro. Tu sei nato da queste parti. Dove sei nato? No, esattamente, sono nato in via Rospigliosi, dentro l'ippodromo del Trotto, perché mio nonno era un dirigente del Trotto. Sì. E io ho avuto un'infanzia fantastica in una zona meravigliosa. Io da ragazzino a 13-14 anni ho avuto la fortuna, molti dicono la sfortuna, ma ho avuto la fortuna di conoscere anche, insomma, Luciano Lutring. Chi abita a Milano sa chi era il solista del Milan. Allora, se vuoi ti do una notizia, Joe. Luciano, se lo conoscevi lo sai, aprì un bar a un certo punto. Ecco, noi siamo di fronte a quel bar. La nostra sede è proprio di fronte a quel bar. In questo momento vi parlo da un microfono davanti a quel bar, sì. Ma è stato un film che Carlo Liziani gli ha dedicato, Luciano Lutring, il solista del Milan. Sì, ecco, ti dico la verità, ci sarebbe piaciuto essere ricordati per altro, magari, e non solo per il solista del Milan. Non ha mai ucciso nessuno, è un rapinatore che quando entrava in gioielleria faceva la rapina, ma portava una rosa alla commessa. Una specie di Robin Hood. Allora, Joe, in questo momento sta parlando il Joe Denti milanese o il Joe Denti romantico amante del cinema? Guarda, milanese romantico del cinema. A me il film più bello dedicato a Milano, tolto i classici capolavori di Vittorio De Sica o di Mario Camerini, per me il film della Milano in cui si respirava la vera aria di Milano è stato Romanzo Popolare. Romanzo Popolare con Ugo Tognazzi nella Muti, la canzone Vincenzina cantata da dagli Annacci, i tifosi del Milan, il Celerino che si innamora della moglie di Ugo Tognazzi, che è geloso. Insomma, Romanzo Popolare è il film simbolo della Milano di quegli anni, assolutamente il film chiave, grazie a Mario Monicelli. Joe Denti 2023, che cosa possiamo dire di Joe Denti 2023? Appunto, direttore artistico di un cinema, la TV l'abbiamo salutata per sempre o ci torneresti? No, anche questa è una televisione in effetti. Sì, effettivamente. È una miscela tra radio e televisione. No, io cosa posso dire? Potrei dire che domani un altro giorno, chiudo con la celebre frase di Via col Vento. Per me la vecchiaia non esiste, sono incazzato nero, come direbbe Joelle Dix, per gli anni che passano, quelli sì, perché comincio a sentire il peso. Però insomma, tra un bicchiere di vino in più e qualche cosa di trasgressivo vado avanti. Qualcosa di trasgressivo? Vabbè, non voglio indagare. Perché ogni tanto può capitare anche, insomma, di farsi una canna, non lo nascondo. Non lo nasconde neanche Obama, quindi sei... L'importante è una cosa molto importante. Voi sapete che io ho un figlio disabile a causa di un gravissimo incidente stradale che gli hanno amputato la gamba e un devastante intervento alla testa. Questo è successo nel 2010. Sì, so che chi ti segue sui social sa la storia e so che anzi seguiamo sempre molto bene anche le evoluzioni di Maximiliano, che insomma lotta con grande forza insieme a te.
sì, e soprattutto insieme a suo Angelo Custode, che è la mamma. Una cosa volevo dire: se uno, un gruppo di ragazzi vuole trasgredire, ma la birra in più la possono bere, ricordandoci sempre che la birra è come l'amore, o l'alcol è come l'amore, l'ultimo bicchiere fa perdere la testa. Possono farsi lo spinello, ma non mettetevi alla guida di una macchina. Fate tutto quello che volete, ma non mettetevi alla guida di una macchina, perché trasformate la macchina in una sorta di proiettile vagante, una specie di killer che gira, e non è bello, non è bello assolutamente. Bisogna avere rispetto. Questo è appunto quello che è successo a tuo figlio, no? Tuo figlio è rimasto vittima appunto di una persona che è un idiota, che aveva bevuto ed era sotto effetti anche di droga, che è arrivato a 140 km all'ora, ha travolto lui e il suo amico non c'è più, Max è stato capovolto sull'autostrada, ha battuto la testa. Io quando arrivo all'ospedale di Linguardia alle 3:30 di notte, mancavano pochi metri all'arrivo di casa, dico al chirurgo in sala, andando verso la sala operatoria: gli salvi la gamba, dottore, gli salvi la gamba, signor Denti, non si preoccupi della gamba, è la testa che conta qua, è la testa. E lì mi è crollato il mondo addosso. Però devo dire che grazie a mio figlio e grazie a questa esperienza io sono rinato, ho avuto la possibilità di vivere un'altra vita e di capire esattamente quali sono i veri problemi. Hai capito, Fabio? Infatti no, ti chiedo questo prima di chiudere, prima di salutarti: qual è la nuova vita che stai vivendo? Cosa hai imparato alla veneranda età di, possiamo dirlo? Sì, io sono nato nel 1950, praticamente fate voi i conti, sono 73 anni. 73 ma... anni, 74. Ma è poco, benissimo, sono uno anche che ci dà dentro ancora, su e giù, eh. Ah, ok, grazie Giovanni. Eravamo preoccupati di questo, grazie che ci hai dato questa conferma. Ricordatevi che gente come Anthony Quinn o se no... Robert De Niro, insomma, hanno figli anche all'età di 78-80 anni, insomma, poi io non farei più un figlio ora perché non avrei la possibilità di potermelo godere, essendo anche un po' egoista. Cosa fai un figlio a 80 anni? Quando lui ne ha 20, tu ci sei ancora? Se ci sei, hai 100 anni. E dove vai a 100 anni? E invece Gio Denti a 73 anni dove va? Io a 73 anni fra poco vado a bere l'aperitivo. Perché ci vuole sempre un Campari, tanto per fare fuori un rosso, e poi dopo vado a casa, scrivo, gioco con Max ai numeri, ai nomi degli attori, alla sera vengo al Cinema Italia, naturalmente, e questa è la mia vita, una vita un po' più ristretta rispetto a prima, che andavo a destra e a sinistra sui miei maggioloni, o se no sul mio Citroen e Squalo, però insomma... va bene lo stesso, sono contento e ringrazio Dio. Ricordatevi una cosa, che Yul Brynner, famoso interprete dei Magnifici Sette, diceva: nasciamo e moriamo, tutto quello che sta in mezzo è un dono. E allora direi che con questo non posso che ringraziarti, Gio, grazie della chiacchierata, grazie davvero di averci fatto rivivere anche quegli anni della Milano, appunto, che dicevi tu, che era una Milano dove c'erano le possibilità, le opportunità. Sono qua molto legato perché era una Milano da bere. Ve lo ricordate? Sì, 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 sì. Allo stadio di San Siro le canzoni erano Brigitte Bardot, presento, se no, estintori meteo, estintori meteo. Ah, estintori meteo lo si sentiva fin da qua, sì, sì, lo si sente ogni volta che cambiava, c'era il cambio di una squadra a San Siro, effettivamente, ce lo ricordiamo. David Puntemese, insomma, era una Milano diversa, però si stava bene, va bene. Grazie mille allora Gio Denti, grazie mille davvero. Grazie a voi, grazie a voi, grazie di cuore, buona giornata e buon anno, buon 2024. Grazie mille anche a voi miei carissimi milanesi, a presto di nuovo qui con un altro appuntamento di miei carissimi milanesi.